Salve care carissime e benvenuti nel mio nuovo interattivo. Allora, che faremo in questo video? Andremo a soddisfare così la richiesta di una mia cara iscritta che mi ha richiesto questo interattivo che faccio veramente con molto piacere. Allora, parliamo di una vostra persona. Si è rifatto vivo. Che intenzioni ha? Posso fidarmi? Quindi questo interattivo è, diciamo, interessante per tutti coloro che hanno magari degli amori dove non si chiude mai completamente, quindi magari questa persona va e viene dalla vostra vita, oppure semplicemente vi siete lasciati, è andato via e adesso si è rifatto vivo e quindi volete sapere che intenzioni ha e se potete fidarvi nuovamente di questa persona. Quindi io vi invito a così canalizzare questa persona nella vostra mente. E quindi di fare un bel respiro profondo, cercare questa profondità di energia in modo da poter così scaturire questa energia riguardo questa domanda e soprattutto nel frattempo vi invito anche a prendere questi interattivi in maniera molto leggera, tranquilla, insomma di puro intrattenimento, sì, con qualche diciamo consiglio, un suggerimento se vi riscontrate, altrimenti lasciate perdere. E nel caso per sapere effettivamente di un qualcosa in maniera vera, precisa e soprattutto che riguarda unicamente voi, perché questo esito che potrà venire fuori riguarderà magari a tante persone, magari non a voi, dovete fare poi sempre un consulto personale, ok? Dove si parla proprio unicamente di voi. Allora, andiamo all'interattivo. Si è rifatto vivo. Che intenzioni ha? Posso fidarmi? Quindi intanto andiamo a questa domanda, si è rifatto vivo, vediamo un po' di chi parliamo in modo anche da capire i riscontri. Allora, chi è questa persona che si è rifatta viva? Qui parliamo di una persona che aveva per voi, che comunque ha avuto per voi dei rimpianti, dei dubbi sul vostro rapporto di coppia. Quindi una persona, qui vediamo un re di spade, un imperatore, quindi una persona, stiamo parlando di una persona molto autorevole, dove magari probabilmente vi considerava, vi considera una donna comunque importante, una donna abbondante più che importante, diciamo nel senso sì, importante, una donna bella, ammirata, desiderabile. La donna giusta vi vedeva positiva per una situazione, diciamo, anche stabile. Abbiamo il 10 di denari, 9 di denari, quindi per voi massima considerazione. E lui o lei aveva dei dubbi, dei rimpianti, perché la vostra coppia non è andata, non c'è stata quest'unione di due forze per lo stesso scopo. È come se un'unione è andata, una forza è andata da una parte, una forza dall'altra. Quindi non c'è stata la giusta collaborazione per poter riuscire, per avere questa innovazione, per poter così avere questo ingegno positivo e questi ostacoli e superare questi ostacoli. Ma soprattutto tutto ciò è sicuramente è stato causato da lui, perché vedete abbiamo due energie di dominio, abbiamo sia l'imperatore che il re di spade. Quindi queste due carte proprio ci parlano di una persona dominante, severa, rigida, anche se magari può questo imperatore dare anche una stabilità, però troppo autorevolezza, troppo comando, voler decidere sempre tutto come voleva lui. Questa è una energia anche di una persona comunque con un carattere un po' iperlogico, un po' mentale, dove ritorna sempre nelle stesse vicende, dove può essere anche molto duro quando lo si contraddice. È anche una persona con un pizzico di egoismo, per cui una persona anche molto, diciamo, un po' manipolatrice, anche nel buono, nel senso di una persona che potrebbe, così manipolare per tirare, come si suol dire, acqua al suo mulino. Quindi questa è la persona. I segni possono essere bilancia, in particolare bilancia, gemelli, acquario, oppure in particolare l'ariete,
o anche Sagittario e Leone. Sono interessati anche i segni di terra, quindi Capricorno, Vergine e Toro. Questa carta è voluta uscire e lascia. Ecco qua, guardate, qui c'è proprio anche l'Ariete, abbiamo il Re di Bastoni. Quindi questa persona potreste averla conosciuta anche nell'ambito lavorativo. Adesso vediamo un po' che intenzioni ha questa persona. Vi potete fidare? Allora, intanto andiamo a vedere le sue intenzioni e poi chiederemo se vi potete fidare. Allora, che intenzioni ha questa persona? Che intenzioni ha questa persona che si è rifatta viva? Allora, abbiamo un cavaliere di spade, scusate, un cavaliere di bastoni, una regina di spade, il 2 di coppe e abbiamo il re di denari. Al fondo del mazzo abbiamo l'amore. Allora, ragazze, io vedo che le intenzioni sono buone, sono molto buone, anche se comunque questa persona, vedete, viene descritta qui, insomma, è uscito anche il re di bastoni, è uscito anche il re di denari, insomma, abbiamo un cavaliere di bastoni. Diciamo che è un'energia molto predominante, molto di potenza, una persona che potreste anche aver conosciuto nel lavoro, ma insomma questo personaggio è un po' un despota, è molto rigido, molto severo e poi è una persona molto amante dei piaceri, una persona che comunque ama anche lavorare, il lavoro, la professione, accumulare i soldi, una persona che potrebbe essersi fatta da sola, nel senso che ha fatto tanti sacrifici per avere una sua realizzazione, quindi ci tiene tanto a questa sua, diciamo, situazione economica, professionale. È una persona che pensa moltissimo a se stesso, al suo lavoro, però è anche un'energia molto avventuriera, no? Passionale. Insomma, qui parliamo della carta dell'artista, una persona che sa del suo fascino, sa del suo valore e quindi è cosciente del proprio valore, è cosciente del proprio, diciamo, ascendente che ha nei riguardi, delle donne in particolare. Però, vedete, per voi, io devo dire, qua, venite fuori come una regina di spade. Quindi potreste essere, qua ci riconfermano intanto la coppia, vedete, regina di spade, re di spade, quindi comunque siete un'unione karmica, ma questo ce lo dice anche la carta degli amanti in fondo mazzo, ma soprattutto il 2 di coppe. Quindi qua c'è una unione elettiva, un contro, un'affinità elettiva, cioè voi siete proprio, vi dovevate incontrare, siete fatti l'uno per l'altro. Se credete nelle altre vite, voi avete incontrato questa persona anche nelle vostre precedenti vite e quindi vi rincontrate in ogni vita e magari ripetete gli stessi errori, nonché lo stesso amore. Ora, qui vedo comunque per voi un vero e profondo amore, perché comunque abbiamo questo 2 di coppe, la regina di spade, 2 di coppe e il re di denari, cioè nonostante questa energia di quest'uomo, un po' vi ho spiegato la tipologia, con diciamo il fondo mazzo degli amanti, la scelta sarà sicuramente questa persona ha intenzione di scegliervi, ha intenzione di avere un rapporto, un'unione, quindi le sue intenzioni sono buone. Sono buone anche se il cavaliere di bastoni conserva sempre un po' di quella vivacità che, insomma, evidentemente quest'uomo ha. Adesso, però, voi siete una donna che vi sapete fare rispettare. Qua c'è la regina di denari, una donna che antepone sempre il dovere al piacere, dove la felicità è il suo dovere, è una donna che vuole sempre ottenere ciò che vuole a tutti i costi, quindi voi siete anche una giusta, diciamo, compagna di questo un po' autorevole uomo, no? Di quest'uomo con questa personalità molto spiccata, cioè a voi, voglio dire, fate una bella battaglia, quindi lo tenete proprio molto testa. Per cui io le intenzioni le vedo buone. Adesso andiamo a vedere l'ultima domanda, se tutto sommato, quindi le intenzioni sono buone, quello sì, però
Però vediamo se queste intenzioni poi, insomma, rimangono nel tempo. Quindi andiamo a chiedere appunto se voi vi potete fidare. Qua ci sono una carta. Vediamo se vi potete fidare di questa persona. Quindi potete fidarvi di questa persona a questo punto? Vediamo. Allora, la carta uscita da sola è l'asso di denari. Poi abbiamo l'otto di bastoni, il matto. Il 6 di bastoni, abbiamo il fante di denari e il cavaliere di denari. Allora, ragazze, non ci crederete, questa persona comunque diciamo che l'arcano maggiore è quello del matto. Però devo dire, qua ci sono tutte carte positive, eh? Questa persona forse all'inizio voi non vi fiderete molto perché comunque si conserverà sempre un po' questa energia un po' così farlocca, nel senso che comunque è un po' immaturo, potreste capire che non vi fidate di lui, che ha scarse qualità. Però vedete, questa persona migliora, ha tutta la voglia di migliorare, perché vedete, vuole trovare questo equilibrio con voi. Quindi qua sicuramente si è fatto vivo lui con lettere, messaggi importanti dopo un momento di caos o di indecisioni. Quindi vuole nuovamente con voi un nuovo inizio. Quindi diciamo che vuole un buon inizio. Magari si deve un po' barcamenare così per riuscire a trovare la giusta via. Però vedete, con l'asso di denari vuole una vera e propria opportunità. Ecco, quindi vuole questa felicità con voi, anche se conserva un po' di egoismo, ma quella è la sua natura. E anche se qua dovete comunque fare sempre un po' di attenzione, perché l'intenzione su di voi, cioè di fidarvi, vi potete fidare. Però questa persona ha con queste carte un che di una persona un po' vivace, che potrebbe avere a che fare anche con altre situazioni, vedete, amori incerti, divisi con altri. Quindi qua vi invito sempre alla cautela, alla prudenza, perché questa persona poi a un certo punto potrebbe annoiarsi, perché comunque è una persona un po' immatura, un po' così, che non ci si può fidare tanto all'inizio come sua energia. Però questa volta sembrerebbe con il cavaliere di denari che piano piano potrebbe trovare, potrebbe migliorare, perché comunque il fante di denari è uno studente che si applica e migliora, e per cui potremmo anche dire che non vi fidate subito, ma aspettate che prima vi possa così con questo cavaliere di denari darvi, insomma, offrirvi qualcosa di più stabile. Vediamo un consiglio per voi in questa ascesa dalle sibille di Nostradamus. Qua abbiamo l'ancora e al fondo del mazzo abbiamo la chiave. Adesso vi leggo queste. Allora, qua l'ancora dice: state per commettere un errore circa una decisione che dovete prendere. La vostra salvezza sarà nel non abbandonare la via in quale vi trovate. Quindi questa carta in realtà vi induce, diciamo, vi invita alla prudenza, a non abbandonare la via che avete intrapreso. Ora io non so se con questa persona, se con questa persona avete già fatto pace, già ci state insieme, allora non abbandonatelo, perché magari troverete con la chiave un miglioramento inatteso e quindi succederà che ci vorrà un pochino di tempo prima che lui maturi completamente, ma le intenzioni sono buone in questo suo ritorno, ok? Se invece voi ancora non avete deciso, cioè lui si è rifatto vivo, però ancora non avete dato il vostro consenso, allora fate attenzione, perché questa carta vi invita a non abbandonare la via in quale vi trovate. Quindi se l'avete lasciato, non abbandonate la via di averlo lasciato, perché probabilmente, o almeno non subito, perché questo passo di non riprenderselo subito vi porterà un miglioramento inatteso e insperato.
Va bene, care? Allora, questo è quanto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do appuntamento agli altri miei interattivi. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ah, dimenticavo un like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora, così mi aiuterete a sostenere il mio canale. Ciao!